Eccomi qua, salve a tutti ragazzi. Oggi una ricetta piena di colori che adesso andiamo a preparare. Bene, cosa abbiamo qua? Abbiamo dell'acqua che sta bollendo, abbasso un pochino. Abbiamo una padella, che non è una padella, ma è una specie di padella. Abbiamo dello scalogno, abbiamo delle uova, abbiamo della polpa fine di pomodoro e che apro così siamo già pronti e andiamo a preparare questo nostro meraviglioso piatto. Bene, cominciamo. Affetto piccoli pezzettini di scalogno, non esageriamo, eccolo qua. Ovvio potete metterci della cipolla se vi piace di più la cipolla. Bene, questo è scalogno, accendo il fuoco sotto la mia padella e ci metto un po' d'olio. In quest'olio poi ci vado a posizionare il mio scalogno che assumerà un pochino di lo sapete voi. Molto bene, qui abbiamo la polpa fine di pomodoro che io, aspettando qualche minuto, intanto abbasso, prendendo un coltello per aiutarmi, verso sopra lo scalogno che è già cominciato a... Attenzione! E voilà! Sentite anche voi questo odorino? Fantastico! Wow! Abbassiamo un po', nel frattempo butto giù la pasta. Cosa oggi? Abbiamo degli andalini, pasta di semola con spinaci, paglie fieno e vai, sta bollendo, abbiamo 6-7 minuti, aspettiamo che riprenda il bollore. Eccola qua, 6-7 minuti, ci picchia, non ho più, tra 6-7 minuti mancano 2 minuti all'una. Intanto questo si sta scaldando, cosa facciamo una volta che ha ripreso ed è ben caldo il pomodoro? Prendiamo due uova e le rompiamo sul pomodoro. Una, voilà, tac. E due, eccolo qua, non attaccate una all'altra, mi raccomando, non troppo tra di loro. Abbiamo messo giù queste uova. Bene, cosa sta succedendo? La pasta sta bollendo, le uova si stanno, eccoci qua ragazzi, abbiamo quasi finito. Bene, la pasta è pronta, l'abbiamo assaggiata, salata e quindi possiamo scolarla. Mamma mia, quanto è buona! La pasta l'abbiamo scolata, ci mettiamo un briciolo d'olio, ma proprio solo un briciolo per evitare che si attacchi in questo momento. Ed è pronto anche l'uovo. L'uovo lo abbiamo lasciato scaldarsi molto lentamente perché così si cucina. Siamo pronti a preparare i due piatti. Oggi siamo in due, quindi uno stretto. Sotto ci va la pasta, d'accordo? Sotto ci va. Uno, appena due, sulla pasta poi ci mettiamo l'uovo. Attenzione, vogliamo anche fare qualche cosa di elegante, qualche così. L'uovo lo possiamo prendere e spalmare così sulla pasta. Uno e una due.
1 e 2. Poi come lo presentiamo in tavola? Ci sono due possibilità. Una è di presentarlo così, è già bello. La seconda possibilità è quella di presentarlo spezzettandolo e mescolandolo alla pasta. A me piace di più questa modalità, ma anche questa, se non avete troppe esigenze, come dire, di far vedere quello che avete fatto, può andare benissimo. Eccolo qua. Due possibilità. Buon appetito. Com'era Chiara? Buonissimo. Veramente molto buono, anche con l'uovo dentro che ci dà quel tocco in più. Che bontà.